di ecologia e ambiente, giusto? Dico bene, Attilio, ecco, benissimo. Allora, noi diciamo all'Alice Freschi, perché per noi è l'Alice Freschi, ma dal sindaco Freschi di Borgo Sesia. Benissimo, allora, ci sono state delle novità per quanto riguarda l'ecologia e l'ambiente. Ecco, io vorrei chiederti subito, d'ambleno, perché è stata introdotta la nuova normativa comunale riguardante gli ingombranti. Prima gli ingombranti, penso, venissero lasciati vicino ai cassonetti, ecco, adesso bisogna però fare qualcosa di diverso. Prego, a te. Allora, noi ci siamo, come ci siamo insediati, abbiamo fatto subito delle, diciamo così, delle valutazioni che riguardavano un po' la gestione che questa municipalizzata che ha il comune di Borgo Sesia, che si chiama Seso, ha attivato per gestire il servizio della raccolta dei rifiuti. Le cose che ci sono andate subito all'occhio è che effettivamente i servizi coprivano un po' tutta l'area di quello che noi avevamo bisogno, però qualche servizio era un attimino così un po' troppo sofisticato, nel senso che c'era un po' troppo margine di perdita di tempo, un po' margine anche così di viaggi magari fatti in più, eccetera, con i nostri camion, eccetera, e quindi il servizio diventava molto oneroso anche da un punto di vista economico. In questo primo momento d'impatto io ho parlato anche con altri assessori come me all'ambiente, all'ecologia, eccetera, oppure con responsabili di queste cooperative che gestiscono i servizi in alcuni comuni, e quindi mi sono documentato bene sul fatto degli ingombranti. Effettivamente ho visto che era un po' diverso il servizio che Borgo Sesia dava, anche se molto valido, rispetto a tutto il resto della Val Sesia. Allora il primo passo che abbiamo deciso di attuare nella nostra amministrazione è stato proprio di razionalizzare. Quindi sotto due punti di vista, essere in linea con tutta la valle, secondo discorso risparmiare sotto forma di meno ore straordinarie, non solo in valore assoluto, ma proprio utilizzare queste ore straordinarie per altri servizi. Questo è il motivo per cui abbiamo pensato di gestire gli ingombranti in modo diverso, non facendo mancare niente dal punto di vista del servizio, però con altri tempi, con un'altra metodologia che poi spiegherò. Ma certo, e quindi il contenuto di questa nuova normativa, spieghiamo bene ai borgosesiani cosa devono fare. Allora, a regime da ottobre, ma già in vigore anche adesso perché tanta gente ci ha già interpellato e quindi ci seguono già, noi abbiamo pensato di instaurare questo. Tutti gli ingombranti, e per prodotti ingombranti bisogna ricordarli brevemente, sono tutti rifiuti domestici di grosse dimensioni, pensiamo per esempio poltrone, divani, mobili, televisori, elettrodomestici, materassi, eccetera, oltre che apparecchiature elettriche, lavatrici, lavastoviglie, forni microonde, eccetera, devono essere portati nel limite del possibile direttamente a Roccapietra, al centro multiraccolta gestito dall'Atena. Si trova in via Altenberg, che è nella zona industriale di Varallo, a Roccapietra. Quando si scende si trova i vigili del fuoco, appena dopo i vigili del fuoco c'è questo centro multiraccolta. Se si è cittadini di Borgo Sesia è necessario andare con la carta d'identità almeno la prima volta, quindi bisogna portare la carta d'identità, far vedere che sia di Borgo Sesia, non si paga assolutamente nulla, viene segnalata il posto, il capannone dove si bisogna scaricare, si viene anche aiutati a scaricare, lo si lascia lì e si ritorna. È chiaro che non si sta a aspettare il camion della Seso, se uno può fare questo, non sta, quindi è anche un liberarsi più immediatamente di questo. Diciamo che le modalità di scarico quindi sono: lo scarico è gratuito, bisogna andare soltanto con la carta d'identità. Bisogna però ricordarsi di portare esclusivamente prodotti che sono considerati ingombranti, quindi non si deve assolutamente portare rifiuti tossici, rifiuti industriali che arrivano da prodotti industriali inquinanti, eccetera, rifiuti agricoli pericolosi e rifiuti inerti che sono i prodotti laterizi, Sì, cose del genere. Per questo la Seso ha sempre un comportamento di aiuto nei confronti della nostra cittadinanza. E almeno inizialmente siamo completamente a disposizione, ma proprio completamente, nell'aiutare tutti, chiunque anche non abbia la possibilità di recarsi personalmente a Roccapietra, almeno inizialmente ci sono ancora i nostri camion a disposizione. bene, ecco. Vorrei ricordare solo gli orari a cui bisogna andare Ah, a sì. Roccapietra.
Dunque ci sono due periodi. C'è un periodo che interessa a noi adesso che va da settembre fino al 30 giugno e qui i giorni di ritiro sono il martedì, il giovedì e il sabato, sempre al mattino dalle 8 a mezzogiorno, al pomeriggio dalle 14 alle 16, il sabato escluso. C'è poi un orario estivo, ma questo avremo tempo più avanti quando ci avvicineremo alla nuova estate, sperando che tutto funzioni bene, in cui praticamente l'orario sarà sempre, non sarà più dalle 8 alle 12 ma dalle 9 alle 12 al mattino, sempre martedì, giovedì e sabato, al pomeriggio dalle 14 alle 16 anche il sabato. Questo comunque è, questo orario qui sarà pubblicato e sarà a disposizione di chiunque abbia bisogno di prenderne visione presso gli uffici della SESO. Va bene, vedremo anche noi di fare magari una tabella e di rendere conto appunto i borgosesiani di questo. Bene, allora la SESO non rimarrà comunque disoccupata, il passaggio dalla nuova, cioè dalla vecchia alla nuova gestione, vediamo un po' cosa succederà e il ruolo della SESO in tutto questo. Allora, il ruolo della SESO in tutto questo è che noi dal mattino, dal lunedì al venerdì, dal mattino dalle 7 alle 14 nei nostri uffici ci sarà una reperibilità continua da parte dei cittadini che hanno bisogno di ricorrere al nostro servizio, che hanno difficoltà a portare gli ingombranti direttamente. Almeno inizialmente abbiamo pensato nel mese di ottobre che un viaggio alla settimana il nostro camion lo fa in ogni caso. Se all'inizio sarà pieno, perché vabbè, faremo questo, poi vedremo se magari prima di fine mese ne faremo magari qualche settimana anche uno e mezzo, e se c'è dello spazio, cioè se ci organizziamo bene che rimane, allora a quel punto lì potremmo magari dare anche una mano in più a qualcuno che è così, è lì al limite, magari non sa se può andare o meno per orari, per motivi suoi. Noi vogliamo dare le precedenze sicuramente alle persone anziane, sicuramente alle persone che magari sono un po' invalide in casa, che hanno problemi eccetera. Però siamo a disposizione veramente di tutti e quindi prima di, e poi arriveremo all'argomento grosso dell'abbandono, vi consigliamo veramente di telefonarci, perché noi vogliamo veramente essere dalla parte dei cittadini, salvaguardare l'ambiente, ma essere dalla parte dei cittadini. Quindi telefonateci, troveremo senz'altro il modo anche attraverso le cooperative, degli artigiani, di cui noi vi daremo il numero di telefono, che dietro a un breve compenso, dietro un breve compenso possono portarvi gli ingombranti a Roccapietra. Però in ogni caso state tranquilli che con la SESO avrete sempre un aiuto. Bene, allora adesso penso che il nostro termine, cioè il nostro tempo sia terminato, faremo un'altra trasmissione di 19 circa, al momento salutiamo i nostri telespettatori e la seconda puntata a breve. Grazie e arrivederci, buonasera.